Eccoci qui. Un giorno dopo. No, i nostri nemici lurghi hanno definito i comandi della matrice neurale. Andiamo a sbarazzarci di quel costrutto. Ehi, non è un costrutto. È il mio migliore amico. Si può salvare Johnny, ovviamente. L'engram. Si può evitare di danneggiarlo durante l'escissione? No, la tua mente va ricostruita, V. La matrice deve eliminare tutti i dati da... Ma no! Quanto tempo ci vorrà? Quanto tempo ci vorrà? Tra l'operazione, convalescenza? Non lo sappiamo. Potrebbe volerci una settimana, come un mese. In ogni caso, trova qualcuno che si occupi del gatto e delle piante. Ma povero! Il mio micetto, dov'è? Papino deve andare via, non so per quanto. D'accordo, facciamolo. Ok. Sì. Facciamolo. La FIA può passare a prenderti subito. Dimmi solo dove. Un posto riservato, se possibile. Sul tetto di un posto chiamato Esoterica di Misti. Va bene, aspetto un cenno. Ehi, è il momento. Torniamo sul tetto, Johnny. Questa volta, prima di andarcene per davvero, voglio vederla dal vivo, Panam. Ehi, tesoro. Cristo, Theodore, non sono così vecchio. Dipende da che cosa intendi. E da cosa vuoi sentire? Che mi mancherai. Le solite cose. Quanto mi sei mancato. Esatto. Oh, vedo che ti sei già fatto una conversazione tutto da solo. Abitudine? Più o meno. Comunque sì, mi sei mancato. Anche tu. Vi, tanto di cappello. I dati che mi hai procurato sono talmente interessanti e preziosi da deliziare quanto una grattatina ai testicoli. Lavoro stellare. Primo, lieto di deliziarti. Secondo, non ti chiedo come hai intenzione di usarli. Tanto non te lo direi, ma ti svelo una piccola chicca. Ho inviato una cosetta al tuo appartamento, un segno della mia riconoscenza. Alla prossima, via. Ah, fantastico. Aspetta, Enzo, come cazzo fai a sapere dove... Come vuoi che non lo sappia. Ciao, Panam. Vediamo la sorpresa di Mr. End. Lame della mantide Max Tuck. Ah, roba interessante. Grazie. Un ultimo bel regalo prima di andare. Sarei quasi tentato di provarle, sai? E mi chiedo quale sia la differenza con quelle normali a questo punto. Ehi, Vic, mi fai provare delle lame prima di andare? Eccole qua. Lame della mantide della Max Tuck. Danno da tempo, danni corpo a corpo, rigenerazione della salute sconfiggendo un nemico sanguinante. Beh, questo non è male. E qual è la differenza con quelle normali? A me sembrano uguali. Forse cambia, esatto, il danno... Un buon ricordo di questa fine serie, forse. Ho un po' il presentimento che questo finale sia un mezzo palliativo. Sia un finale aggiuntivo, sì. Ma che sia un finale alla Arasaka, però meno merdoso. Ho paura che sia un finale che non sia una soluzione effettiva. Ma in realtà nessuna dei finali è una soluzione buona e soprattutto efficace. Nessuna. L'unica veramente che ti dà qualcosa di importante è andare con Johnny da solo contro la Arasaka Tower. Quello è un bel finale. Tutti gli altri non voglio mettere in conto che non lo siano, ma sono sempre un sacrificio di qualcuno oppure perdere qualcosa di importante. Questo oppure andare con la Arasaka. Wow. Non vedevo questo pezzo da un sacco di tempo. Ehi. Come va? E se dicessi alla FIA di ficcarsi la sua offerta dove non batte il sole? Sai che ti direi di sì. Non chiamare Reed. Troveremo un altro modo. Come, scusa? Il messaggio. Non hai visto? Vogliono cancellarmi. Devo spiegarti i dettagli. Ha assolutamente ragione. Ed è la primissima preoccupazione che ho avuto. Mi è sempre stato chiaro la cosa. È sempre stato chiaro come il sole. Pensavi che ti togliessero da una testa e ti infilassero in un'altra? Beh, pensavo che mi avrebbero archiviato. E nella migliore delle ipotesi che mi avresti dato una mano a finire in rete.
Non che mi avrebbero asportato come un cazzo di tumore. Hai ragione, ed è quello che io non vorrei assolutamente. Non se lo merita, per quanto comunque Johnny parta come uno stronzo, risale totalmente quello che vi apprende e vuole per Johnny. Non c'è più astio, c'è sempre questa un po' punzecchiatura l'uno con l'altro, ma è normale, è normalissima. Ma questo finale, cancellarlo sicuramente non è ciò che merita. Non posso farlo, ovviamente. Sarei curioso di vedere cosa succede se diciamo di no. Pensare a qualcosa che potrebbe funzionare, oppure un intervento chirurgico. La scelta è chiara, Johnny. Chiamo Reed con Lolo. E non è buono. Mi dispiace tantissimo, perché non se lo merita. Puoi scommetterci. Non vedo l'ora di essere in clinica. La via è per strada. Arriverà fra poco. Lui ha paura di scomparire, ha paura di morire. Non dovrebbe, grazie, perché è già morto. Grazie di tutto. Ma non lo accetta, è ovvio. Allora è così che finisce. Cazzo, mi dispiace, sarà incazzato nero con me. Scusa, Johnny. Sì, è che la FIA è potente e mi dà le chance migliori. Ha ragione a starci male. È vero, la scelta aspetta a te, non a me. A parte che non è quello che c'era scritto, però. Per pensare. Ma ha ragione, ha ragionissima. Scrivi ai tuoi amici che lascerai Net City per un po' di tempo. Ancora una cosa, mentre aspetti il trasporto usa il tempo che ti è per chiudere eventuali faccende in sospeso. Niente dettagli riservati, certo, come no. Via da Net City per un po', Dovrei tornare in un mese prossimo. Oh, dove devi andare? Magari posso darti un passaggio. Grazie per l'offerta. In giro per il mondo senza di me. Via, decidi di farmi arrabbiare. La prossima volta ti porto con me, ci facciamo una vacanza vera. Mamma mia, sarà meglio. Io spero che vada tutto per il meglio, ma l'idea di lasciare andare Johnny così non mi piace. Volevo dirti che sarò via da Net City per un paio di settimane, se qualcuno chiedesse di me. Vacanza, lavoro da mercenario stancante, chiamiamolo permesso di malattia, al momento non posso darti dettagli, ti dirò tutto quando tornerò. Affare fatto, fatti sentire, giovane. Sarebbe bello scrivere ad altre persone, come, sai, Judy o anche solo Carrie. Ma credo che questa sia, per quanto strano, scrivere solamente a Victor e neanche a qualcun altro. Una scelta obbligata, Victor, e una scelta secondaria, il tuo fidanzato ha. A me dispiace tantissimo. Johnny non se lo merita. Non se lo merita per nulla. Per quanto comunque non ci sia una vera soluzione, neanche negli altri finali, sia chiaro. James Wise, Fia, tu devi essere V, giusto? Certo che sono io. Posso? È un onore conoscere l'uomo che ha salvato la presidente degli NUS. Grazie mille, tutti sanno che ho salvato la Myers. Alzati. Giusto, grazie. Dov'è Rita? Non è venuto con voi? No, un contrattempo con un incarico. Non temere, sei in ottime mani. Johnny, il dottor Lozano valuterà le tue condizioni e si assicurerà che siano stabili. Ma lui ha ragione a stare di merda. Conosco bene Langley. Mi aspetto il meglio dagli NUSA, signor Wise. Lozano, molto lieto. Buongiorno. L'equipe che condurrà l'operazione. Cominciamo con una rapida scansione del sistema nervoso. Può collegarsi qui? È rimasto uno straccio di nervo di scansionare. Com'è la situazione? Allora, dottore, come va? La prognosi è buona. Il deterioramento della rete. Guardalo che faccia che c'ha! Guarda che faccia distrutta. Senti, che c'ha! Vorrei dare un'ultima occhiata a Night City, la nostra bellissima vecchia stronza. Certo, assolutamente.
E così una nuova vita, non mi spiacerebbe dire addio a Night City. Vorrei dire addio alla città. Possiamo aprire il portello? Non temere, tornerai qui in un battello. Sicuramente. Possiamo aprirlo comunque. Non si sa mai. Dai, aprite sto coso, per favore. Per favore. Ecco, grazie. Night City. Eccola, Night City. Ai tuoi piedi. La città dei sogni. È sempre stata così piccola o sei diventato troppo grande per lei? È stato un lungo viaggio, cercavo solo di sopravvivere, non serve fingere che vada tutto bene. È stato un bel viaggio, ma ce l'ho fatta, cazzo. Hai lottato tanto e a lungo, Vi. Te lo meriti. Anche tu te lo meritavi, ma non c'è possibilità per entrambi. Va tutto bene, Vi. Essere fieri di sé è concesso qualche volta. Amici come prima, quindi speravi in un finale diverso, vero? Quindi mi stai dicendo amici come prima? Abbiamo già fatto pace ai giacimenti petroliferi. Non è cambiato niente. Ce l'hai fatta. Conta solo questo. E io sono felice di essere stato tuo amico. E va bene così? Mi sto comportando da amico, secondo te, Johnny? Ti sto ammazzando. Posso ancora considerarti mio amico, nonostante tutto? Certo. Hai la mia benedizione. Dio mio, quanto mi sta spezzando il cuore! Come fa a essere così? Sono stato nella tua testa per un bel po'. Ti conosco bene. Chissà cosa è successo se non ci fossimo mai incontrati. Chissà come sarebbe andata se non ci fossimo mai incontrati. E via la sigaretta, di nuovo. Il proiettile in testa ti avrebbe ucciso su. Due, non saresti durato un giorno senza i miei saggi consigli. Certo, come no. E io che pensavo di uscirmi con una battuta scema. Tu scherzi, ma sarebbe andata davvero così? So che scherzi. Ma hai detto una grande verità. Soprattutto sul proiettile. Il Relic era il tuo supporto vitale, ma a salvarti è stato il tuo coraggio, il tuo istinto. Il nostro incontro è stato fortuito. A contare davvero sono gli ostacoli superati insieme. I valori sono alle stelle. Emozioni forti. Procediamo. Lo stress potrebbe giocare brutti scherzi. Vogliamo il tuo cervello. Guarda che faccia che c'ha. Lui non sta capendo, ma noi sì. Direi che ci siamo, ragazzo. Dio mio. Sì. Direi di sì. Promettimi solo una cosa, va bene? Tutto quello che vuoi. Lo prometto. Qualunque cosa sia. Lo prometto. Non ti chiedo di non mollare mai. A volte bisogna gettare la spugna. Ma non permettere a nessuno di cambiare chi sei. Johnny, io... Buonanotte, Vincent. Mi ha chiamato per nome. È stata una bella giornata. Mi ha chiamato Vi per il vero nome. Oh, Dio mio. Oh, Gesù, no, non pensavo di avere tutte queste emozioni contrastanti. Questo DLC, io... Mamma mia. Allora, lo ammetto, l'inizio è stato molto piatto. Poi è stato tremendo con la parte horror. Volevo parlare. E poi questo. Dio mio. Vi, ci sei? Sono visioni o è... Mi hai spaventato, lo sai. Hai avuto un incubo. Ti ho sentito gridare. Stiamo delirando e sono ricordi. Non so cosa farei senza di te. Non mi ricordo di aver sentito queste. A presto. Soprattutto la parte di Panam. Victor può essere. Non voglio rovinare tutto. Non stavi sognando, Vi. Quelli erano ricordi. Ah, ok, sono flashback. Effettivamente sono discussioni che abbiamo avuto.
ci vediamo dall'altra parte. Non mi sembrava Jackie, però potrebbe essere. Il sta medaglione, prendendo. Quello di... Credo di riesca Miss. A vedermi. Buongiorno. Mi senti? Ehi, hey, Reed. Credo di sì, eri tu quello che ho sentito. Credo di... sentire... No. E posso parlare? Ehi. Hey. Bene. Era ora. Mi hai detto che non avevi tempo per me, sei cambiato, sole, è bello il panorama da fuori? È bello. Il panorama. Cosa? Dalla finestra. Verde, quiete, uccelli che cinguettano. Non il tuo solito. Comunque, sei cambiato, sole. Reed. Sei proprio tu. Mi sembri... diverso. Con quella cravatta orribile. Hai perfino un... un tesserino? Langley ti cambia. Se ci resti troppo a lungo. E io non faccio eccezione. Ehi, lavori di ufficio sono così, Mi hanno detto... che avevi un nuovo lavoro. Nuove responsabilità. Eri... troppo impegnato per me. Chi l'ha detto? Quando? I medici quando sono Rice. Venuti a prendermi? Nella V, tu non c'eri. Ah, giusto. Beh, non sono più così impegnato e poi volevo vederti. I medici hanno detto che avevi bisogno di un viso familiare, soprattutto ora, quindi... ecco. Come facevi a sapere che avevi ripreso conoscenza, tu come stai? Allora, come stai? Come va la vita? Ma... scartoffie, addestramento delle reclute. Nulla di speciale. Il prepensionamento, insomma. Nel tuo stile. Non avevo la stoffa per lavorare sul campo. Non più. Beh, dopo quello che è successo a Somi, ci Devo credo. Chiedertelo. Come sta a Somi? Se l'è cavata? È da un po' che non mi danno aggiornamenti. Quanto po'? È viva. Non so altro. Vabbè. Meglio che nulla, no? L'operazione com'è andata? Se sei venuto qui di persona, mi aspetto una brutta notizia. Dimmelo e basta. L'operazione è andata male, vero? Ti immagini se adesso parli di nuovo semplice. Johnny? I medici ti hanno salvato. Sì. Per arrivare un grosso ma. Esatto. Infatti, l'operazione al sistema nervoso è stata invasiva per rimuovere l'engramma senza rischi. Ovvero quanto è invasiva? Mi stai dicendo che ho sacrificato Johnny per niente? Non per niente. Tu sei vivo. Dai, parlami però. I tuoi neuroni non possono più reggere cromo e impianti. Ah. Puoi sostenere il link personale dei coprocessori, ma un impianto di combattimento potrebbe ucciderti. Infatti avevo notato una cosa io, pensavo fosse solo il video. Mi dispiace, la vita che hai lasciato non esiste più. Niente più mercenario, insomma. Vabbè. C'è un'altra cosa. Ovvero? Dimmelo, Reed. Sei stato in coma per 2 anni, è il 2079. Ah, siamo nel futuro, quindi. Me lo immaginavo diverso, il futuro. Fai battute. Merda, sono colpito. Ehi, come dovrei prenderla? Sono stato in coma due anni. Esatto. Non avrebbe senso. Vorrei davvero aiutarti, ma non posso. Andiamo verso la finestra. Beh, dopo 2 anni che non mettevi in piedi, ci sta che non ti reggi, È normale. Ho le gambe di burro. È normale, sei stato a letto per 2 anni. Da 2 anni. Esatto. È normalissimo.
Perché i medici non hanno usato i nanobot? Il sistema nervoso è danneggiato. Non ci credo. Perché non hanno usato i nanobot? La matrice neurale ha ridotto le capacità rigenerative delle tue cellule. Ah, fantastico! Abbiamo provato di tutto, davvero. Cioè, insomma, mi ha salvato togliendomi tutto ciò che ci rendeva quello che eravamo. Devo andarmene da qui. Quando posso tornare a Night City? Anche oggi, se è questo che vuoi. Ma devi domandarti se... Perfetto. Dov'è la mia roba? Vi, ascoltami, il tuo corpo non tornerà più quello di prima. E ormai questo l'abbiamo appreso. E Night City non è un posto adatto a te. Non più. Quello è vero. Cerca di capire. Vorrei risparmiarti almeno questa delusione. Ottimo. E ora che si fa? Ora sostanzialmente siamo normali. Siamo davvero grati per ciò che hai fatto. Possiamo trovarti un lavoro qui a Langley. So che vuoi aiutarmi, non voglio la tua compassione, non me la sento. Lavorerei come assistente. Farei commissioni per te. So che vuoi aiutarmi, ma sai altrettanto bene che non fa per me. Mi sentirei meglio a non lasciarti per strada. Quello è vero. Questa vita non fa per me. Potrebbe. La tua vita precedente è andata. Nella vita precedente ancora lavoravo già in un modo simile, quindi ci devo pensare. Non saprei. Un giorno, forse. Ci devo pensare. Per adesso torno a casa, Night City. Poverino il gatto. Per marcire qui. Chissà se è ancora vivo. Scegli tu. Quando avrai deciso dove andare, chiama l'infermiera. D'accordo. E se cambi idea, sai come trovarmi. Potevo fare di meglio. Reed. Grazie. Un grazie ci sta. Se lo merita comunque. Di nulla. Non hai motivo di ringraziarmi. Beh, è buona educazione. Motivo no, te lo meritavi questo giro. 2 anni. Wow. Ah, ma guarda Kerry, ha cambiato di nuovo look. Vediamo chi è ancora disposto a vederci dopo 2 anni. Dio mio. Non abbiamo più niente, ottiche, abbiamo solo lo zoom. Che situazione di merda. Judy, Kerry, River, Panam, Victor e amministratore del mega ufficio, del mega edificio. Affitto in ritardo. Ah beh, certo. Ottimo, tutto ciò che avevamo lasciato all'interno del nostro mega edificio è stato venduto. E il gatto è stato dato via. Da chi iniziamo? Mi servirebbe una mano. Ehi, c'è in ballo un lavoro grosso, ti chiamo, mi serve la tua risposta. Vi sono sia una conversazione da avere a Olo faccia a faccia, non posso parlare per scritto. Ok, ce ne andiamo da Night City, la famiglia intendo e io non so cosa fare, vorrei sentire cosa ne pensi. Voglio che tu me lo dica chiaramente, vuoi che resti? Se sì, so cosa fare. Ma ho bisogno di sapere cosa significa esattamente, cosa comporterà questa scelta. Ti spiacerebbe rispondermi? Niente, allora vaffanculo, senti, mi spiace, il mio caratteraccio. Fammi solo sapere se stai bene. Vi, ehi, neanche una parola. Avevi detto un mese, siamo già alla fine dell'anno. Aggiungiamo un altro mese, che dici? Avevi detto che tornavi. Rispondi, cazzo. 55 chiamate senza risposta. Wow. Questo è il numero di Panam Palmer. L'utente non è al momento raggiungibile. La invitiamo a lasciare un messaggio o a richiamare. Indovina chi è di nuovo in pista. Quanto tempo, eh? Ehi, Panam. È da un po' che non ci vediamo. Da molto più di quanto pensassi o volessi. Dio mio! Immagino tu sia... Cosa ci hanno fatto? È solo una cosa temporanea, spero. Una tappa. E non una fuga da nomade. Ero in coma, sono tornato da poco al mondo dei vivi. Vado subito al sodo. Fino a poco fa ero in coma dopo un intervento. Avrò una seconda possibilità e tutto. Ma con dei limiti. E in questo momento vorrei davvero tanto vederti. Richiamami. Quando hai un momento, richiamami. Va bene? Ci vediamo. Presto.
Credo che non la rivedremo mai. Il ciondolo. Meno male. Possiamo ancora tenercelo. Anche se ormai è più un ricordo di qualcosa che non abbiamo più. Resti solo tu. Solo tu. Silenzio di tomba. Inspira, espira, l'operazione è riuscita. Relic non c'è più. Sei sulla via della guarigione e hai una vita davanti a te. L'unica domanda è: ne è valsa la pena? Hai un nome nel mondo dei mercenari. Sì. Dopo 2 anni. Come no? Chiamiamo Carrie? C'è un mercenario che conosco e non vedo da un pezzo. Ah sì, sei tu. Dai, rispondi, devo raccontarti di una cosa che siamo sfasciati io e Slavoj McAllister a quel rave dell'N54. Qualcuno ha dato fuoco a mezzo studio per sbaglio, ovviamente. Ehi, vi rispondi, mi ciumo cazzo, stai bene, rispondi, non è divertente, vi 13 chiamate. 13 chiamate in 2 anni sono anche poco, eh. World Tour addirittura. E per questo gli ho detto di andare a fare in culo. Aspetta. Ti hanno fatto di nuovo girare le palle. Porca puttana, vivi? O sei Johnny? Non c'è più Johnny. Johnny è fuori dai giochi. Per sempre. Vuoi dire che... È andato? Sì. Cazzo. È strano perdere qualcuno 2 volte. Hai ragione. Almeno tu sei ancora nel mondo dei vivi, giusto? Per quanto si possa dire. Come va il lavoro? Registri? Fai concerti? E tu, Kerr? Che mi racconti? La carriera va a gonfie vele? Cazzo, in effetti sì! Grazie per avermelo chiesto. Ci mancherebbe. Ora sono al Crystal Palace. Ieri ho fatto un concerto e mi sono goduto una vista da sogno dell'Europa. Merda. Vorrei che fossi qui. Magari potrei farti da assistente. Ecco, ora non sono dell'umore giusto per far festa. Ok, sputa il rospo. Dimmi. Ero in coma. Beh, sono appena uscito da un coma di 2 anni. Cazzo, tu ce li hai gli occhi? Sto facendo una chiamata. Ehi, Kerr. Hai sentito cosa? Sì. Hai detto coma? Sì. Già. Mi hanno operato. Mi hanno salvato la vita. Ma non tutto, è filato liscio. Cazzo, merda, mi dispiace, sembra proprio una brutta storia. Ti serve qualcosa, Eddie? No, un amico, ecco, esatto. Mi serve un amico, Carl. Avrei proprio bisogno di compagnia. Che cazzo ti avevo detto, Yuki? Lasciali accordare gli strumenti, non hanno bisogno di me. Basta che ci sia armonia. Carrie? Sai che vorrei aiutarti, davvero, ma non posso. Domani suono a Parigi, poi a Kiev. Se non fosse per il tour, sarei già su un aereo per venire da te. Ci rivedremo comunque. Ci rivedremo. Merda, certo che sì. Ascolta, vienimi a trovare quando torno. Andremo dove vuoi tu. Dammi un paio di mesi. Ok, 4 al massimo. Ci stai? Assolutamente. Certo. Ci sto. Senti, sono un po' impegnato ora. Devo andare. Mi stanno richiamando sul palco. Se dopo vuoi fare una chiamata per parlare un po', fatti sentire. Ciao, Carrie. Beh, è stato comunque amichevole, ma ovviamente aveva i cazzi suoi. Non gliene posso certo fare una colpa. Chiamiamo River? Non ci credo. River, sono io. Io chi? Strana domanda, no? Non mi aspettavo questa domanda. Sì, beh. Un vecchio poliziotto ha sempre il vizio del sospetto. Il V che conoscevo non avrebbe aspettato 2 anni per richiamarmi. Cosa ti aspettavi dopo tutto questo tempo? Beh, cosa ne sai? Ero in coma. O comunque... Non saprei, magari un wow, sono felice che tu non sia morto. Hai ragione. Scusa. Sono felice che tu sia di nuovo fra noi. Non è propriamente sincero, si capisce. Sono un po' arrabbiato con te. E ne hai tutto il diritto, comunque. Ma ero in coma. River, ero in coma. Mi
hanno svegliato da poco. Oh, merda, V. Mi dispiace. Potevano mettere un filtro da chiamata comunque. Stronzo con te. Non stai benissimo, però. Ah, va tutto bene. Al tuo posto sarei incazzato. C'ha una voce un po' strana. Non è solo per te. Anche io ho qualche problema. Era palese, era palesissimo. Mi servivano soldi per la riabilitazione di Randy e ho stretto un accordo con i Trauma. Ok. Le informazioni segrete della polizia per i loro ricatti. Al giusto prezzo. Wow, mi spiace. Merda, River. Ora mi sento in colpa. Vediamoci. Aiutiamoci a vicenda. È troppo tardi ormai. Cosa? Preferisci non vedermi? Senti, non sono più l'uomo che conoscevi. Non riuscirei a guardarti negli occhi. Non ce la farei. E c'era ragione comunque. Che cazzo dico? Senti, devo andare. Aspetta un attimo, River. Wow, 2 anni e la vita di tutti si è smerdata totalmente. Via, e se te offro io da bere, volevo sentire che ne pensi di una cosa. O stai lavorando a qualcosa di grosso, va tutto bene, ti sto chiamando, mi rispondi per favore. 17 chiamate. Aveva bisogno anche lui di un amico, a quanto pare. Io, Vi, tutto bene, da un po' che non ti fai sentire. Ho un po' di tempo lì, volevo chiederti se ti va di vederci. C'è un posto fichissimo sulla tecnologia del 20° secolo. Potrebbe essere la nostra unica possibilità di vedere un videoregistratore. Ehi, mi rispondi per favore, anche se solo una parola, sono in pensiero. 21 chiamate. Si è fatta crescere i capelli. Non ci credo, cazzo. Ehi, Judy. V, che fine hai fatto, Chum? Non so se posso dirtelo, ero sulla luna. Colonia lunare. Ero in missione segreta per conto del governo. Certo. Ok, ok, scherzo. Beh, più o meno. Wow, V. Ormai avevo perso le speranze. Anche io. Non è tutto rose e fiori. Ho trovato un modo per asportare il chip. Dovrei essere sottoterra, lo so. La buona notizia è che ho asportato il mio chip. Cosa? E come? Quindi Silverhand non c'è più? Resterai... cioè, in te? Già. Per sempre. Vi al 100%. 90. Visto che ci hanno tolto tutto. È una notizia magnifica. Mica troppo. Cazzo, è bello sapere che qualche storia ha un lieto fine. Beh, mica tanto. C'è anche una brutta notizia. Esatto. Io non mi riprenderò mai del tutto. Sono vivo, sì. Ma non so che cosa ne sarà di me ora. Merda. Dici sul serio? Già. Mi dispiace tanto, Vi. Ti auguro di trovare una soluzione e di sistemarti. Posso vederti a trovare? Ho l'impressione che tu non voglia aiutarmi. Sembra che tu non abbia molta voglia di aiutarmi. Sei arrabbiata perché sono sparito, vero? No, cioè, sì, lo ero, ma alla fine mi sono detta che se avessi potuto mi avresti chiamato. E ora... Vi, sono a Pittsburgh e mi sono sposata. Oh, buon per te! Se vorrai visitare l'altra costa, passa pure per una birra, ma adesso... Non posso aiutarti. Non c'è problema, sono felice per te. Davvero? Congratulazioni, Judy. Grazie. Mi sarebbe piaciuto averti al matrimonio. Mi sarebbe piaciuto esserci. Sono felice che tu abbia trovato quello che cercavi. Quando sei sparita... Sparita. Devo andarmene da Night City. E beh... È così che ho conosciuto Bianca. E alla fine, sì, sono felice. Allora, ho un mezzo dubbio, ma credo sia solamente il testo. Mi chiedo come sarebbe questo discorso se fossimo femmine e se ci fossimo fidanzati con Judy. Perché credo che questo sia un discorso normale. E d'altronde mi chiedo come sarebbe stato anche con River se fossimo stati femmine. O anche se fossimo stati con Carrie, per dire. Però sì, credo sia solamente un errore di scrittura e testo. Ciao, Judy. Beh... Ciao, Judy. Spero che le nostre strade si incrocino ancora. Anch'io, Vi. E buona fortuna. Buon per te, Judy.
Rimane solo un'ultima persona. Sei ancora vivo, sei praticamente svanito nel nulla. Avevi detto un paio di settimane, ma ne sono passate da un pezzo. Se non sbaglio sono 4 mesi. Sto facendo il possibile per non balzare a conclusioni affrettate. Fammi un favore, dimmi almeno che stai bene. Aiuterai a questo vecchio a dormire la notte. Minchia. Zetatech, eh? Sei diventato uno di loro? Non sono in vena di scherzi. Quindi se non... Ciao, Vic. Sì. Sei davvero tu? Certo che sono io. Non sai quanto mi fa piacere sentirti. Anche a me fa piacere sentirti, V. Ma come... Perché? Ero in coma. Allora, una netrunner mi ha invischiato in un'operazione della FIA. In cambio, mi hanno promesso un intervento con una sua tecnologia. E ha funzionato. Ma ci sono state complicazioni. 2 anni di coma, ad esempio. Porca puttana, quanto tempo sprecato. A chi lo dici? Esatto. Cioè, mi hanno salvato e dato una seconda occasione. Ma ora non posso più avere il cromo. Nemmeno quello più basico. Beh, in realtà ha detto quello da combattimento potrebbe ucciderti. Non ha detto che potresti non avere le cose normali, eh. Avranno tralasciato qualcosa, ci scommetto. Passa da Nevi. Vengo a trovarti. Vengo a trovarti fra poco. Solito posto? Sì, più o meno. Ci vediamo, Vi. L'indirizzo lo conosci? Beh, credo che non ci sia rimasto più niente da fare qui. A thing of beauty, I know, will never fade away. What did you do me? I know. Come posso aiutarla? Night City, posso andare lì? Certo, una via è già pronto e operativo. Wow. Vengo a prendere subito. Grazie. Aspetta il personale medico. Buongiorno. Finalmente riesce a camminare. Mi fa piacere. Sembrava un po' Somi, eh. Però era solo i colori di capelli. Che finale. Veramente strano. Dopo tutto il peso che ti mette addosso, ottieni quello che volevi. Ha capito la mia domanda? No, ripetila. Ho chiesto se ritiene adeguato il liquore per il signor Vector. Certo. È perfetto se cerca di complimenti. Sì, è perfetto. È proprio quello che cercavo. Vic lo adorerà. Scusa, ero sovrappensiero. È bello riaverla a Night City, V. Night City, V. Non suona male. Mi stavo proprio domandando se riusciremo mai a fare altri viaggi insieme. Lo spero. Ma posso fare a meno di notare che è alquanto assente. Posso chiederle come si sente? Ah, come vuoi che mi senta? Non lo so, devo ancora metabolizzare. Fino a ieri ero di casa in queste strade. Ne ero parte integrante. Se la cosa può farla sentire meglio, non credo che Night City sia cambiata più di tanto. Sbircia fuori. Tu come stai? Come va la vita da autosì? All'inizio mi sentivo un po' solo, ma col tempo ho cominciato a cambiare. Voi ovviamente non lo sapete perché era una missione secondaria che ho fatto per i fatti miei, eh. Sì, ogni tanto rilevo i loro segnali. Siamo in continua evoluzione, proprio come nostro padre. Uno di noi ha persino lasciato la terra. Ah, fantastico! Possiamo passare al mio appartamento, ma ovviamente no, perché non è più il mio appartamento. Certo. Cerco subito l'indirizzo e... Oh. Che succede? A quanto pare è stato cacciato un anno fa. Non ha pagato... Lo so, l'ho letto il messaggio. Non posso soddisfare la sua richiesta, Tim. Ah, non ti preoccupare. Ah, cazzo. Anche se era da tempo che non venivo qui a Night City. Era da tempo che non venivo qui. Che altro è cambiato?
In città gira voce che la Arasaka abbia trasferito il grosso delle sue operazioni fuori da Night City. Vabbè. Immagino che voglia sentire le ultime notizie. Accendo subito la radio. Quello era Yorinobu? Passiamo all'argomento scottante della settimana. Yorinobu Arasaka. Esatto. Cos'è successo? Con noi quest'oggi c'è Masao Adams, autore della biografia di Arasaka, Il Drago Domato. È un piacere averti qui. Piacere mio, Stan. Un portavoce dell'Arasaka ha da poco annunciato le dimissioni di Yorinobu okay. dalla carica di amministratore delegato. È vero o sono solo delle balle colossali? Voglio sentire questa parte qua, poi... Beh, Stan, stiamo parlando di un uomo che andò in esilio volontario per unirsi a un clan di nomadi in diretto conflitto con gli agenti del padre. Non mi sembra plausibile che uno come lui decida di farsi da parte in questo modo. No, spegni. Quindi puoi spegnere. Stai Grazie. Insinuando... Certo. La Arasaka se ne sta andando, eh? La Arasaka naviga in cattive acque, eh? Ben detto. Le altre corporazioni stanno cercando di riempire quel... buco. Buco. Beh, Johnny, eccoti accontentato. La Arasaka è fuori dai giochi. Le corporazioni sono come le teste di un'idra. Ne tagli una e ne spuntano tre. Sta... parlando con me? No, era sovrappensiero. No, parlo tra me e Maydell. Non importa. Eccoci. Resterò qui ad aspettare il suo ritorno. D'accordo, grazie. È ora di andare. Vi, se posso permettermi, prima o poi finiamo tutto il carburante. Ma non significa che il viaggio non sia stato meraviglioso. Wow, ti posso dire che è stato un grandissimo messaggio? Bravo della Main, non mi sarei certo aspettato un consiglio del genere da una macchina. Ehi, fermati un attimo. Nah, fottiti. Dai, dobbiamo proprio. Non sei di queste parti, vero? Ehi là. La nostra clinica Delta Tech Network, come posso aiutarla? Non c'è più Misty qui? Cos'è questa roba? Dove sono i campanellini, l'incenso e le candele? Sono sicuro che in città può trovare ciò che cerca. Non è quello che ho chiesto. Questo era un negozio esoterico. Era? Beh, adesso esatto. Non lo è più. C'è Misty Olszewski. Qui non lavora nessuno con quel nome. No. Fantastico. Qui due anni fa. Devi sapere qualcosa. Nuova gestione. Purtroppo non ho mai conosciuto l'ex proprietaria. Oh, due anni di tempo tutto cambia. Vorrei vedere Victor. Posso passare? Ha un appuntamento? Il più importante. Sì, uno privato. Ah, certo. Qui vedo un appunto. Faccia in fretta, tra poco arriva il prossimo paziente. Sono abbastanza sicuro che aver ignorato quei due là mi si ritorcerà contro dopo. Il posto non è certo cambiato. L'atmosfera sì, eh. Ehi là, amicone. Come va? Certo che la tecnologia è cambiata, eh. Vic? Come cazzo ti sei conciato? Ah, lascia perdere, Vi. Devo indossare per forza questa roba. Beh, dai, non ti sta male, eh. Ho detto. Sarà, ma per poco non mi sanguinano gli occhi. Quello è perché non hai più le ottiche. Hai sconfitto la morte. Ci stai prendendo gusto. Questa volta pensavo che non ti avrei più rivisto. Su, così mi commuovo. Beh, ti sbagliavi, non ti libererai di me. Andiamo. Non ti libererai di me così facilmente. Mentirei se ti dicessi che non ho mai perso la speranza di rivederti. Beh, almeno qualcuno ce l'ha avuta questa speranza, dai. C'è questa regola. Niente alcol nella clinica. Potrei beccarmi un richiamo. Aspetta un secondo. È la stessa che ci siamo scolati io e Jack. Incontro per il titolo dei pesi medi. Malone contro Kano. Me lo ricordo come se fosse ieri. Bei tempi, eh? Quanto tempo. Quanti ricordi. La vita era più semplice allora, vero? Sì. Bei tempi quelli. È davvero cambiato tutto. Jackie non c'è più. Nemmeno il negozio di Misty. Eh già. E tutti i suoi profumi.
Immagino che d'accordo, tu sappia il perché se ne sia andata, vero? Forza. Che vuoi fare? Allora, Misty, dimmi cosa è successo. Quindi, con Misty, cos'è successo? Lei se n'è andata da un po', più o meno. Ogni tanto passa per portarsi via qualche scatola di cianfrusaglie. Si fa vedere sempre meno, però. Il tempo passa per tutti. Pensi davvero che possa funzionare? Non voglio false speranze. Andrà tutto bene, fidati di me. Nah. Non ci scommetto troppo. Come ci si sente a tornare nel mondo dei vivi? Non è una novità. Addio sogni di gloria, potrebbe andare meglio, almeno sono qui, sei l'unico amico che ho, Vic. È stato inutile. Non è facile. Ma non è tutto da buttare. Sono di nuovo qui. A tempo indeterminato. Sì, più o meno. Una vittoria sudata è comunque una vittoria. E tu? A quale prezzo? Ti senti un vincente adesso, Vic? Cosa stai cercando di dire? È difficile sfuggire alla rete corporativa. Sai quello che fai, spero. Quando finisci nella rete corporativa, è difficile scappare. Anche perché sei uno specialista coi fiocchi, cazzo. Questa catena è venuta a cercarmi. Mi hanno fatto pressioni. O accettavi o chiudevi? Nell'ultimo tentativo disperato ho chiesto un prezzo folle. Hanno accettato. Dubito che Misty fosse d'accordo allora. Hai chiesto a Misty cosa ne pensava? Qualcosa mi dice che Misty non era d'accordo. Per questo se n'è andata. Cambiamo argomento, ti dispiace? No, no, fai pure. Mi sbaglio. È una persona sensibile. Intorno a lei è cambiato tutto, ma in negativo. Non era più felice qui. Non la biasimo. Aveva bisogno anche lei di un amico, immagino. Spero che si riprenderà. È quello che spero per tutti noi. Wow, figa. Che finale. Dopo tutto quello che fai, questo finale è terribile. Cioè, almeno col finale del Rasaka hai comunque un finale di impatto, hai comunque qualcosa di forte. Qua... wow, dopo la scalata proprio inverosimile per arrivare a salvare Songbird o darla meschinamente alla fine del suo percorso, questo è tutto ciò che ottieni. La cosa più bella ad ora è stata 2 anni prima sentire Johnny accettare il tutto e andarsene. Secondo te potevamo prendere decisioni migliori? No. Oh, non hai esitato. Fosse esistita un'alternativa, l'avremmo scelta. O ci saremmo resi conto che dopo tutto non era la migliore. Beh, io potevo. Hai sempre avuto la testa sulle spalle, tu. Vic, pragmatico come sempre. E con sogni a portata d'uomo. Io ho sempre pensato in grande. Imparerai. Ora, dici tu. Non ho più niente da perdere, vero? Ottimo, perfino. Controlliamo la tua corteccia motoria. Fa schifo, vero? Smorza, dolore, errore. Non mi piace quel mm. Quel non mi piace. È la prima volta che vedo una cosa simile. La tua corteccia sembra non reagire ai segnali dell'impianto. Perché mi hanno tolto tutto? Potrei reinstallare il firmware della porta neurale. No, no, sarebbe... se passassi ai segnali binari, rischio di shock di quelli immortali. Vedi perché lui è uno dei migliori? Lui è sicuramente il bisturi migliore di sto posto. Io mi sbagliavo. Mi dispiace. Te l'avevo detto, non ti preoccupare. Tranquillo, Vic. Tanto non avevo chissà quali speranze. Non va bene. Là fuori c'è qualcosa anche per te. Devi crederci. Ah, lo so. Illudermi. È questo il tuo consiglio? No. Voglio che tu venga a patti con la tua realtà. Sei cambiato, sì. Ma sei vivo. Guardami. Anch'io ho dovuto adattarmi. Eppure faccio ancora quello che amo. Forse hai ragione, ti credo, ma io e te siamo diversi. Anch'io dovrei puntare più in basso. È questa la chiave della felicità.
Adattarsi non è facile, ma col tempo finirai per dimenticare come mai volevi che le cose andassero diversamente. Ah. E se non volessi dimenticare? Vorrei sapere cosa risponderti. Vector, forza, presto. Mi è successo un guaio, devi operarmi. È il mio... Oh. Ah, abbiamo ritardi? Ora non posso, Tyler. Passa domani. Passa domani? Lui è un mio amico. Nessuna affiliazione con la compagnia. Torna più tardi. Fammi questo favore. Forse non ci siamo capiti. Tu hai un contratto. Tyler, ti prego. Vector. Non ti preoccupare. Lavorare, Rick. Non preoccuparti per me. Esatto. Non puoi immaginare quanto mi dispiace. Non ti preoccupare. Vector! Vienimi a trovare quando vuoi, ok? Magari ti faccio da assistente. Certo, verrò sicuramente. Ciao, Victor. Chiudi la porta quando esci, ok? Devo occuparmi del problema urgente di Tyler. Voglio sapere qual è questo problema urgente. Allora, mi sembri in un bel mare di merda. Che dire, quei cazzoni della Petrocam ci hanno fottuto. Ah, fantastico. Che brutto momento per essere vivi, eh. Beh, almeno i soldi ce li abbiamo ancora, dai. Ah, la reputazione. Questa infima bastarda. Chissà se c'è ancora possibilità di andare da Anako. Stanno ricostruendo un po' di tutto. E guarda caso è tutto chiuso. Oh no. Devo passare di nuovo dove siamo andati prima, pensa. Ah, ma pensa, ci stanno pure aspettando. Bene? Vuoi qualcosa? Vero? Bene, bene. Visto Jimmy? È un corpo stronzo. Calma, amico. Rilassati. Andiamo, dammi i soldi, forza. Quali soldi? Non sono un colletto bianco. Mi hai preso per un coglione, coglione. Sì. Esci da una clinica Zetatec. Gli Eddie. Ora. Piantala, lasciami in pace. Vediamo. No, forza, dammi i soldi. Vediamo, attacca dagli Eddie. Fanculo, prima il lavoro del corporativo, ora vedo sono i vostri. Ci hai preso. Prima ero con la Resaga, ma poi ho avuto il ben servito. Guarda che abbiamo qualcosa in comune, Chuma. Gli sbirri sono la mia croce. Se mi pestano, mi lecco le ferite all'El Coyote. El Coyote non esiste più. Merda, amico. Non ti sforzi nemmeno di inventarti una storia convincente. No, oh, sì! Che bello. Bella merda, eh. Beh, almeno i soldi col cazzo che te li do. Vatteli a prendere. Qui. Ma tu, che ti è successo? Ehi, Misty. Misty. Piano, piano. Sei tutto intero. Non lo vedi, sono una favola. Quasi non ti riconoscevo. Merda. Sei cambiata, quasi non ti riconosco. Senti chi parla. La giacca che porti è di Jackie. Sì, tu sei sempre lo stesso. Un po' fuori forma, forse, ma... Sì, per me il tempo si è fermato. 2 anni si è fermato. Qualcosa non va? Tutto ok? Che non lo vedi, sto una favola. Sto bene, tutto sommato. Ho giusto qualche acciacco. Quei tizi dovevano essere proprio forti per metterti al tappeto così. No, sono io che sono una merdina. Non è merito loro. Io... Non sto bene. Non più. Già. Oh, è colpa del Relic. No, non c'è più il Relic. So che dovrei essere preoccupata, ma sono troppo felice di vederti. Mi sei mancata anche tu. Mi sei mancata da morire, Misty. Anche se a me sembra passato solo qualche giorno. Sono solo 2 anni, V. Un battito di ciglia per l'universo. Almeno qualcuno che lo capisce. Deve essere difficile per te, lo so. Ma passerà. Il tempo cura tutte le ferite. Credo tu abbia ragione, ma è comunque credo dura. Tu abbia ragione. Solo che adesso faccio fatica a crederci. Hai visto cosa è successo? Non riesco nemmeno a difendermi da 2 ubriaconi. Che futuro ho? Imparerai a vivere una vita normale, come noi. Evita i vicoli bui, scappa quando senti sparare. Non è difficile. Sei diventato un NPC, insomma. La tua vita di tutti i giorni. Già,
Benvenuto nel mondo delle comparse. Fra poco mi vengono a prendere, ma posso restare ancora per qualche minuto. Mi sei mancato tanto, sai? Beh, qualcuno che almeno non fa lo stronzo. Alla fine te ne vai, eh? È così. Alla fine te ne vai. È una strana storia. Sai cosa mi ha convinto ad andarmene? La morte di Jack, Victor che lavora per la Zetatech, io che sparisco dalla circolazione. Le carte? Ti sei fatta guidare dalle carte? No, niente carte. Ma ci sei andato vicino. Ottimo! Che cosa ti ha fatto cambiare, su? Dimmelo. Un giorno è bruciata la mia erboristeria preferita. Volevo comprare della salvia bianca e l'ho trovata carbonizzata. Beh! In quel momento ho capito che era cambiato tutto. Jackie non c'era più. Tu neanche. E Victor ha venduto. Ho deciso di chiudere il negozio. Come potevo aiutare gli altri a trovare un equilibrio se avevo perso il mio? Quello è vero. Troverai la tua pace. Niente per sempre. Ritroverai la tua pace interiore, Misty. Forse. Poi la perderò ancora. La ritroverò. Già. Ma ogni volta sarà diversa. Una pace costruita su qualcosa di nuovo. Vorrei una sigaretta. Non è che hai una sigaretta? Dove l'hai fumata? Dalla guancia? Che poi neanche fumavamo noi. Era un vizio di Johnny. Vabbè, non neanche... Non ci credo. Hai cominciato a fumare, Misty. Mi aiuta ad alleviare la tensione. Ne avevo bisogno. Ehi, non c'è nulla di male. Niente ha più senso e qualche saggio consiglio da darmi? Misty, puoi dirmi cosa devo fare? Equilibrio o meno, mi hai sempre dato dei buoni consigli. Ti racconto come sono uscita dal buco nero in cui mi trovavo. Sentiamo. Davvero? Ho scoperto che un mio vecchio amico è ancora vivo. Oh, beh dai, allora c'è speranza. La FIA mi ha offerto comunque un lavoro. La FIA mi ha offerto un lavoro. Beh, per un po' potresti tenere il culo al caldo da loro. Tu che ne pensi? Che potrebbe essere una soluzione. Una pensione anticipata. E quindi? Che c'è di male? Facevi quello una volta? La pensione è anche riposo, in fondo. Secondo me hai ancora delle alternative. E molte. Tipo fare il fixer? Sai che ti dico? Hai ragione. Arrendersi è inutile. Forse... Ex mercenario leggendario. È un buon nome, no? Per uscire da questa situazione ti serve prima un cambiamento di prospettiva. Una comparsa. Una faccia come tante, V. Ricordalo. Una faccia come tante. Non mi fumare in faccia anche allora, tu però, eh? Ricomincerai da zero? Andrai altrove? Potrebbe essere una soluzione. Cercherò qualcosa, forse me ne vado, non lo so ancora. Ci sono tanti posti che vorrei vedere. Forse partire è la cosa migliore. Sei pur sempre una persona normale ora, eh? Me. Là fuori, da qualche parte. Posso aiutarti a cercare, se passerai in una certa foresta polacca. Fra poco arriva il mio passaggio. Mi accompagni? Certo. Tutto quello che vuoi. Dio mio. Che aspetto di merda, vi. Una faccia come tante. Già. Una faccia squadrata senza... Madonna mia. Pure menato, col livido in faccia. Allora, alla prossima, direi. Certo. Oh, V, hai ancora il ciondolo che ti avevo regalato? Sì, l'ho preso prima. L'avevo preso in mano, non dir cazzate. No, non l'hai perso. Devo averlo perso. Ah beh, può averlo perso in giro, quello sì. Non serve che lo cerchi.
non ha più importanza. Perché sono cambiato io? Wow, non ho nulla da dire. Non ho veramente nulla. Io capisco perdere tutto, ma diventare un NPC. Wow. Andarsene con la gloria o vivere una vita tranquilla. Che finale di merda. Ah! Fantastico. È crashato pure l'ultimo episodio.